La rapidità con cui cambia una funzione è legata alla pendenza del suo grafico. Ad esempio, se consideriamo una funzione lineare, il grafico è quello di una retta e la pendenza è misurata dal suo coefficiente angolare, ovvero dal rapporto tra la differenza delle ordinate e la differenza delle ascisse di due punti P e Q scelti arbitrariamente sulla retta. Qui vediamo due esempi. Chiaramente la seconda retta ha una pendenza maggiore, ovvero un coefficiente angolare più grande. La funzione corrispondente cambia più rapidamente della prima. Prendiamo ora una funzione non lineare, ad esempio questa. È evidente che la pendenza non è uguale in tutti i punti del grafico come nel caso della retta. Ad esempio, la pendenza nel punto A è maggiore della pendenza in B. Per misurare il cambiamento della funzione, dobbiamo quindi capire come misurare la pendenza del grafico della funzione in un suo punto fissato. Ragioniamo per approssimazione. Fissato P, scegliamo un punto Q diverso da P sul grafico e calcoliamo MPQ, il coefficiente angolare della retta PQ. Cambiamo ora il punto Q scegliendolo via via più vicino a P e disegniamo le rette PQ corrispondenti. Ci accorgiamo che più Q è vicino a P, più la pendenza della retta PQ si avvicina alla pendenza del grafico in P. Siamo quindi tentati di dire che la pendenza del grafico in P è misurata dal limite per Q che tende a P di questi coefficienti angolari. È proprio questa l'idea che usiamo per introdurre la definizione di derivata. Partiamo da una generica funzione f definita in un intervallo AB e fissiamo un punto P sul suo grafico. P avrà coordinate x con 0, f di x con 0 per un certo valore di x con 0 in AB. Prendiamo ora un punto Q diverso da P sul grafico di f. Possiamo indicare le sue coordinate come x con 0 più h, f di x con 0 più h con h diverso da 0. Calcoliamo ora il coefficiente angolare della retta PQ. Ci serve la differenza delle ascisse, che indicheremo con delta x, che è x con 0 più h meno x con 0, quindi è semplicemente h. La corrispondente differenza delle ordinate, f di x con 0 più h meno f di x con 0, viene indicata con delta f. Il coefficiente angolare è il quoziente, delta f fratto delta x, e vale quindi f di x con 0 più h meno f di x con 0 fratto h. Il rapporto delta f su delta x viene chiamato rapporto incrementale di f in x con 0. Ora cambiamo delta x, prendendolo via via più piccolo, in modo che il corrispondente punto Q sul grafico si avvicini a P, e consideriamo il limite per delta x che tende a 0 del rapporto incrementale di f. Quando il limite esiste ed è finito, il suo valore m piccolo fornisce il coefficiente angolare di una retta limite passante per P. Questa retta è chiamata retta tangente e descrive la pendenza del grafico di f nel punto P. Diamo a questo coefficiente angolare il nome di derivata di f in x con 0. La definizione di derivata di f in x con 0 è quindi questa. Diciamo che f è derivabile in x con 0 se il limite per delta x che tende a 0 del rapporto incrementale di f in x con 0 esiste ed è finito. Quando questo è vero, chiamiamo derivata di f in x con 0 il valore del limite che indichiamo col simbolo f' di x con 0. Ponendo delta x uguale ad h, esplicitando il rapporto incrementale, possiamo riscrivere f' di x con 0 come limite per h che tende a 0 di f di x con 0 più h meno f di x con 0 fratto h. Vediamo come funziona la definizione considerando la più semplice funzione non lineare f di x uguale x al quadrato, il cui grafico è quello di una parabola. Per calcolare la derivata di f in un fissato valore x con 0, consideriamo un incremento delta x uguale ad h e calcoliamo delta f, che è x con 0 più h al quadrato meno x con 0 al quadrato.
Sviluppando il quadrato, semplificando, troviamo 2 con 0 per h più h al quadrato. Il rapporto incrementale di f in x con 0 è quindi questo. Possiamo ora semplificare per h ottenendo 2 con 0 più h. Ora studiamo il limite per delta x che tende a 0, ovvero h che tende a 0. 2 con 0 non dipende da h, dunque non cambia facendo il limite, mentre h tende a 0. Il limite quindi esiste e vale 2x con 0. Concludiamo che f' in x con 0 è uguale a 2x con 0. Quindi, ad esempio, per x con 0 uguale a 1 si ha f' di 1 uguale a 2, ovvero la retta tangente al grafico di f nel punto A ha coefficiente angolare uguale a 2. Invece, con x con 0 uguale meno 2, abbiamo f' di meno 2 uguale meno 4, che misura la pendenza della tangente al grafico di f in B. Oltre al simbolo f' di x con 0, un'altra notazione che utilizziamo per la derivata di una funzione f in x con 0 è questa, introdotta già alla fine del 600 da Leibniz, uno degli inventori del calcolo differenziale. Il simbolo df su dx ci ricorda la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale delta f su delta x. Quando la funzione f è derivabile in tutti i valori x di un certo intervallo i, possiamo costruire una nuova funzione assegnando ad ogni x in i il numero f' di x. Questa nuova funzione si chiama funzione derivata di f o semplicemente derivata di f e la indichiamo con uno di questi simboli equivalenti. Useremo anche il simbolo d su dx per sottolineare la derivata come operatore, ovvero una scatola che, data in ingresso una funzione f, restituisce in uscita una nuova funzione, che è proprio la funzione derivata di f. Ad esempio, la funzione f di x uguale x al quadrato che abbiamo appena studiato è derivabile in ogni valore x fissato. La funzione derivata è 2x.